volando dentro la corrente di un lungo pianto, quello che cerco è un argine in me. Sotto metri d'acqua costruisco ancora i miei sogni, potremmo aspettare che nevichi in giugno, ma l'estate è un rito per tornare viva. Thank you.
Bellezza che sento, cammina
mi incontrasti da solo, non la coltiva più nessuno, appassiscono in fretta all'ombra dell'ultimo sperato, mi trovasti spiegata. Per portarmi a piovere e piovevo e cadevo, annebbiavo per non morire, piovevo insieme a me, cadevi. Oggi suoniamo quasi completamente l'ultimo disco che è uscito più o meno un anno fa, meno di un anno fa, si chiama Ascendente ed è stata una coproduzione di Centro Musica, Amigdala e anche Regione Emilia Romagna. A differenza degli altri dischi, questo mantiene una componente acustica molto forte, però con un'idea elettronica dentro. Il disco precedente aveva una quantità di macchine sintetiche, digitali, è stato costruito negli anni come un minerale stratificato. Ascendente l'abbiamo fatto veramente in un mese, l'abbiamo suonato con strumenti quasi tutti acustici, però con un'idea elettronica, come se stessimo suonando delle macchine digitali, quindi la commistione è veramente particolare. La Metralli ha sempre in qualche modo interrogato molto chi l'ascolta su quali siano, quale sia il genere, come definirla, come etichettarla, è molto difficile, anche per noi, tanto che un amico un giorno ci ha definito avant-antique, facciamo musica avant-antique, un po' avanguardistica e un po' antica. Il fatto è che a noi piace spaziare e attraversare una quantità di linguaggi diversi, abbiamo un background che va dal jazz al trip hop, all'elettroacustica, al folk, alla musica italiana popolare, quindi mettiamo insieme tutta
questa roba qui e la teniamo insieme, quindi ci piace molto giocare. Questa cosa ha dato fastidio nel tempo a molti critici e qualcuno ci ha definito oblique pop, art pop, ma in realtà di pop, insomma, sentendo questo ultimo disco c'è poco, forse l'idea che è meno pop, forse facciamo pop ma con una testa un pochettino più internazionale. Le fonti sono assolutamente lontane, d'oltreoceano o oltremanica. Abbiamo una passione smodata per i Radiohead e si sente anche in questo disco un po' questa influenza, i Portishead, i Massive Attack, ma anche Tigran Amasyan, è un amore, vabbè, per i grandi maestri italiani come De André. Questo più sulla scrittura, forse. È evocativa, è fatta di immagini. Io per lo più sono quella che scrive i testi, però il senso del surreale per noi nasce dal fatto che abbiamo uno sguardo sulla realtà che veramente è scioccato. È scioccante. La realtà ha dei tratti di surrealtà. Non ne è stata una dimostrazione negli ultimi tempi che abbiamo vissuto e attraversato qua in Italia con la questione del lockdown e della pandemia, insomma è stato abbastanza forte come tempo.